Ciao a tutti Earth Lovers, benvenuti o bentornati su questo canale. Come sapete io sono Andrea Grace e oggi andremo a parlare di un argomento molto interessante, ovvero la maturità 2020. O meglio, non proprio la maturità nel vero senso della parola, ma alcuni argomenti che potrebbero essere utili a tutti per affrontare l'esame di Stato. Infatti, a partire proprio da questo temuto evento, che ho deciso di iniziare a fare una serie di video per prepararsi al meglio in storia dell'arte. Mi rendo anche conto che è impossibile riuscire a parlare in un unico video di tutto il programma ministeriale. Non ci basterebbe una vita, ragazzi. Dato che non avevo la più pallida idea di quali argomenti scegliere, ho chiesto direttamente ai diretti interessati, ovvero ad alcuni ragazzi del liceo classico Vivona di Roma, che ringrazio, e che hanno fatto il lavoro al posto mio, e così io me ne sono potuto lavare le mani. Sta di fatto che ne sono usciti fuori tre grandi classici della storia dell'arte contemporanea: espressionismo, futurismo e cubismo. A questo punto direi di non perderci troppo in chiacchiere e direi di partire subito con la prima avanguardia storica scelta dagli studenti, ovvero l'espressionismo. Quindi, sigla! Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, il positivismo sembrava essere l'unica ragione di vita. O meglio, il principio più efficace contro che cosa? Contro la crisi sociale che si stava manifestando in Europa in quegli anni. La conquista della felicità attraverso il progresso della tecnica e della scienza sembrava uno slogan perfetto per promuovere il benessere e la pace. Ma neppure la contraddizione positivista riuscì effettivamente a coprire tutte quelle contraddizioni che erano in seno alla società dell'epoca e che purtroppo di lì a poco sarebbero sfociate nella disastrosa Prima Guerra Mondiale. E quindi, all'inizio del Novecento, filosofi, scrittori, artisti, chi più ne ha più ne metta, che per certi versi già sentivano l'immanente catastrofe, tesero con sempre maggior frequenza a dimostrare le falsità del messaggio positivista. L'espressionismo nasce appunto da questa base di protesta e vuole essere esattamente l'opposto rispetto al positivismo. Però, c'è sempre un però, si tratta di un larghissimo movimento che con difficoltà potremmo racchiudere all'interno di confini, etichette, e ve ne renderete conto voi stessi guardando questo video. Quello che sicuramente si può dire dell'espressionismo è che però è sicuramente un'arte d'opposizione. Il suo antipositivismo è conseguentemente anche antinaturalismo e antiimpressionismo, anche se poi, come vedremo, fitti sono i rimandi sia con l'uno che con l'altro. È sufficiente infatti pensare che personaggi come Van Gogh, Ensor, Gauguin, Munch ne sono non soltanto i diretti padri, ma anche i principali ispiratori. Sta di fatto che se per l'arte naturalista e impressionista la realtà era un qualcosa da guardare dall'esterno, per gli espressionisti è esattamente l'opposto. La realtà era qualcosa in cui calarsi dall'interno. Forse quel che dava più fastidio agli espressionisti era quel tono edonistico, borghese, felice di alcuni impressionisti, resi ormai troppo ciechi per osservare in maniera oggettiva ciò che stava accadendo intorno a loro. Tutto questo malessere negli espressionisti si riflette e si riassume in alcune parole che sono state pronunciate nel 1916 da un poeta, filosofo, nonché teorico del movimento, ovvero
Hermann Bahr. Noi non viviamo più, siamo vissuti, non abbiamo più libertà, non sappiamo più deciderci. L'uomo è privato dell'anima, la natura è privata dell'uomo. Mai la gioia è stata più assente e la libertà più morta. Ed ecco urlare la disperazione. L'uomo chiede urlando la sua anima. Un solo grido d'angoscia sale dal nostro tempo. Anche l'arte urla nelle tenebre, chiama il soccorso, invoca lo spirito. È l'espressionismo. Mai è avvenuto che un'epoca si riflettesse con tanta limpida chiarezza, come l'era del predominio borghese sia riflessa nell'impressionismo. L'impressionismo è il distacco dell'uomo dallo spirito. Ma quando Hermann Bahr scriveva queste parole, la guerra era già scoppiata e il sogno positivista si era già rotto. Ma i sentimenti di Bahr, che vengono espressi qui in maniera molto chiara, erano tuttavia già da tempo covati nel fondo di un notevole gruppo di artisti. Se dovessimo comunque ancorarci cronologicamente ad una data, per certi versi tutto ebbe inizio nel 1905. E tenete bene a mente questa data e ora scoprirete il perché. In Francia furono i Fauves ad accogliere questo vento di cambiamento. Convenzionalmente si fanno nascere al Salon d'Automne del 1905. A ben vedere, il gruppo denominato Fauve, letteralmente le belve, non fu mai un vero e proprio gruppo. Non ci fu infatti mai un programma vero e proprio, e neppure una vera comunione di intenti. È vero che discutevano molto di impressionismo e per certi versi in termini molto negativi, ma allo stesso tempo ne apprezzavano soprattutto le novità che riguardavano gli studi sulla luce e quelli dell'accostamento di colori puri. Sicuramente i Fauve si differenziano anche da altre espressioni di espressionismo, come quello tedesco. Ad esempio, per una minore angoscia esistenziale, un minore intento polemico e critico nei confronti della società, e allo stesso tempo un maggiore interesse per l'uso del colore in termini di libertà e funzione emotiva, nonché costruttiva, sulla scia di Van Gogh e di Gauguin. La loro arte si basava sulla semplificazione delle forme, sull'abolizione della prospettiva o del chiaroscuro, sull'uso di colori vivaci e innaturali, sull'uso incisivo del colore puro, spesso spremuto direttamente dal tubetto sulla tela, e una netta e forzata marcata linea di contorno. L'importante non era più, come nell'arte accademica, il significato dell'opera in sé, ma la forma, il colore, l'immediatezza. Partendo ad esempio da suggestioni e stimoli diversi, ricercavano un nuovo modo espressivo fondato sull'autonomia del quadro. Il rapporto con la realtà visibile non era più naturalistico, in quanto la natura era intesa come repertorio di segni al quale attingere per una loro libera trascrizione. Matisse, Braque, Vlaminck, Derain, Dufy, Van Dongen sono solo alcuni nomi che oggi collochiamo all'interno del fauvismo, ma che a ben vedere il solo Vlaminck e in parte Derain furono veramente delle belve. Ad esempio, Matisse, Braque, Dufy, Marquet, Van Dongen, nonostante l'accensione cromatica fortissima, avevano più un'anima impressionista o neoimpressionista che non espressionista, o meglio fauve. Prendiamo l'esempio di Matisse. In lui il senso della misura e dell'ordine era sempre vivo. Egli scriveva nel 1908 queste parole: io devo mettere dell'ordine nelle mie idee. Tutti i miei rapporti di toni trovati devono formare un accordo vivente di colori, un'armonia analoga a quella di una composizione musicale. Noi vogliamo raggiungere un equilibrio interiore mediante la semplificazione delle idee e delle forme. E in queste parole di Matisse riecheggiano altre pronunciate da Gauguin qualche anno prima. Sentite un po'. Scrive Gauguin: il pittore plasma mediante la semplificazione, mediante la sintesi delle impressioni che vengono sottomesse a un'idea generale. Insomma, per pittori come Matisse la disposizione naturalistica restava sempre presente, e a tal proposito è molto suggestiva la definizione che del gruppo dei Fauves
da Mario De Micheli. Più che FOV, siamo di fronte a quelle che potrebbero essere tranquillamente definite opere di naturalismo soggettivo. E dunque torniamo al fatto che, come si è detto prima, soltanto Vlaminck e in parte De Rijn sono delle pure belve. Belve. Per loro il quadro non doveva essere una decorazione, una composizione, ordine, ma solo pura espressione, che può essere riassunta in questo modo: scatenare sulla tela la violenza di ogni stato d'animo. E dunque ragazzi, anche per oggi il video è arrivato alla conclusione, ma questo è soltanto il primo appuntamento. Infatti a breve troverete anche gli altri video dedicati alla serie della maturità. Non dimenticatevi comunque di iscrivervi al canale e lasciare un bel like, e non dimenticatevi soprattutto di chiedermi qualsiasi cosa riguardo all'espressionismo o comunque a questo periodo storico qua sotto nei commenti. Mi potete trovare anche su Instagram con il nome di Grace Art Lover. E detto questo, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e quindi ciao!